Grazie Presidente, colleghi senatori. Velocemente, questa relazione accompagna la risoluzione che impegna il Governo su due punti e conclusione dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica, nome latino Alimorpha alis. La Commissione Agricoltura si prefigge l'obiettivo di offrire al Governo e al Parlamento un approfondimento sulle problematiche legate all'invasione della cimice marmorata asiatica, un insetto particolarmente infestante proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, che negli ultimi anni ha colpito molte regioni del nostro Paese, soprattutto nel nord Italia, e che si sta però progressivamente diffondendo anche nel centro Italia e in tante altre regioni del nostro Paese. La cimice asiatica è un insetto dannoso a piante, frutti, semi, è originaria dell'Asia orientale. A metà degli anni 90 del secolo scorso è stata rinvenuta anche negli Stati Uniti, poi negli anni 2000 è arrivata in Europa. Recenti segnalazioni arrivano anche dal Sud America, dal Cile e da tanti punti di ingresso di altri paesi, ad esempio la Nuova Zelanda e l'Australia. Nelle aree di nuova introduzione la specie si è diffusa con una rapidità che fa veramente attirare l'attenzione, arrecando danni consistenti a tutti i settori dell'agricoltura. Gli interventi di lotta su scala globale sono stati ad oggi incentrati essenzialmente sull'utilizzo di prodotti chimici, con utilizzo di principi attivi a largo spettro, che si sono rilevati però fondamentalmente inefficaci, e questi prodotti hanno però di conseguenza gravi ricadute sui sistemi produttivi colpiti dalla cimice. Per questi motivi si stanno cercando strumenti e metodi alternativi di controllo, tenendo ben presente che le potenzialità di sviluppo di questa cimice rendono ogni azione di lotta molto ma molto complessa. La cimice asiatica è infatti un insetto polivorfo, onnivoro, cioè mangia di tutto, che riesce a svilupparsi sia su piante erbacee, annuali e pluriennali, e su coltivazioni ortive, sui cereali, sui frutteti, su piante arboree e arbustive, nutrendosi di frutti di tutti i tipi. L'insetto è inoltre un ottimo volatore, da adulto e buon camminatore, quindi si sposta dappertutto, sia negli stadi giovanili, compiendo continui spostamenti tra aree coltivate e anche quelle a vegetazione spontanea. Lo stesso ministro Centinaio delle politiche agricole e forestali, in risposta ad una specifica interrogazione in assemblea il 18 ottobre dell'anno scorso 2018, ha confermato tali indicazioni, precisando che il CREA era stato identificato come istituto di supporto per gli approfondimenti degli aspetti scientifici della lotta all'insetto. Inoltre, per quanto riguardava l'utilizzo degli antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine della cimice, aveva già autorizzato, sempre il Ministero dell'Agricoltura, il Ministro Centinaio, ad introdurre in condizione di quarantena e solo per motivi di studio la specie ritenuta a livello mondiale più efficace, la cosiddetta Vespa Samurai, il Trisoilcus japonicus, per condurre i necessari studi, in particolare sull'impatto ambientale negli agrosistemi nazionali, mentre lo stesso CREA proseguiva le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale. In quell'occasione il Ministro ha spiegato che l'introduzione in Italia della Vespa Samurai e di altri insetti non autoctoni poteva avvenire solo per motivi di studio, essendo un preciso divieto di introdurre, ed è questa la questione che andiamo a trattare oggi, di introdurre sul territorio nazionale specie o popolazioni non autoctone, la cosiddetta direttiva Habitat. Al fine di approfondire la questione, la Commissione Agricoltura tra novembre e dicembre 2018 ha quindi avviato un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato, interpellando i competenti organi scientifici, tra i quali il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, cosiddetto ACREA, la Fondazione Agrion e il Sistema Fitosanitario Nazionale. Si è verificato che tutti i soggetti auditi, in particolare il CREA, hanno confermato in maniera unanime la sostanziale inefficacia nel controllo della cimice marmorata asiatica, dell'utilizzo dei prodotti chimici e dei sistemi alternativi quali le reti o le trappole per antinsetto che vengono messe sulle coltivazioni. La strategia ritenuta più efficace all'esito degli studi e degli esperimenti condotti è stata quindi individuata negli interventi della lotta biologica classica, utilizzando antagonisti naturali della cimice marmorata asiatica provenienti dalla sua stessa area dell'origine, quindi l'estremo oriente, in particolare la Cina. Infatti, come detto in precedenza, gli antagonisti autoctoni già presenti in Italia non si sono dimostrati assolutamente in grado di contrastare in maniera significativa questo insetto.
Il CREA e gli altri organismi scientifici hanno quindi evidenziato le buone capacità di contenimento della cimice asiatica, dimostrate in particolare dalla già citata Vespa Samurai. Malgrado il nome, questo insetto, dell'ordine degli eminotteri, grande poco più di un millimetro, nulla ha a che vedere con le vere vespe e non presenta particolari controindicazioni. Alcune varietà sono peraltro già state avvistate nel nostro paese. Essa è in grado di contenere in maniera incisiva la diffusione della cimice, andando a parassitare le sue uova. In Cina riesce a raggiungere percentuali di parassitazione superiori al 70-80% sulle uova della cimice asiatica. Pur in presenza di risultati positivi in laboratorio, il CREA non può tuttavia procedere alle necessarie sperimentazioni in campo a causa del già ricordato divieto di introdurre le specie non autoctone contenute nella direttiva Habitat, che in Italia, a differenza di altri paesi europei, è stata recepita in termini eccessivamente rigidi, privando così il nostro paese di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive, che si basa sull'appunto sull'uso di antagonisti naturali. Sempre in commissione tutti i soggetti auditi hanno quindi concordemente sottolineato la necessità di eliminare il suddetto divieto attraverso una modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui è il decreto del Presidente della Repubblica, ricordando che tale questione si era già posta già da molti anni e che il Ministero dell'Ambiente aveva già predisposto a tal fine uno schema di regolamento sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica al momento ancora in attesa dell'approvazione definitiva. La Commissione Agricoltura ha poi ulteriormente approfondito il tema attraverso una specifica interrogazione rivolta al Ministero dell'Ambiente per conoscere lo stato di avanzamento dell'iter di approvazione del suddetto decreto di modifica. Nella seduta del 29 novembre 2018 in Commissione Agricoltura è emerso che lo schema di decreto aveva acquisito i pareri della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 10 maggio 2018 e del Consiglio di Stato in data 20 settembre 2018 e si stavano quindi concludendo le ultime verifiche tecniche ai fini della deliberazione definitiva in Consiglio dei Ministri. Nel frattempo l'urgenza della modifica della direttiva Habitat è stata segnalata da più parti, anche in relazione ad altre questioni. Ad esempio nell'indagine conoscitiva conclusa il 21 febbraio 2019 presso la Camera dei Deputati sull'emergenza legata alla diffusione della xylella fastidiosa per consentire e contenere la lotta biologica come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio per quanto riguarda la xylella. Finalmente il 4 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica all'articolo 12 del regolamento, di cui è il decreto del Presidente della Repubblica il 357 del 97, autorizzando pertanto anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, deroghe al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenziano l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri fatti salvi i necessari controlli. Va tuttavia osservato che il nuovo articolo 12 prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle regioni e delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può poi autorizzare l'immissione previa valutazione di uno specifico studio che esclusa qualsiasi rischio per la conversazione della specie e degli habitat naturali. Tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni nell'ambiente, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della Vespa Samurai, che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, e qui sta il problema, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello. Per tale ragione la Commissione Agricoltura ha ritenuto opportuno formulare la risoluzione in esame a fine di segnalare al Governo la necessità, fatti salvi tutti i controlli necessari, di procedere celermente con l'iter di attuazione della nuova disposizione. La risoluzione approvata all'unanimità della Commissione nella seduta del 16 aprile 2019 e che ora si sottopone all'esame di questa Assemblea
impegna quindi il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo, che fissa i criteri per l'immissione della specie e le popolazioni non autoctone sul territorio italiano. E un appello chiaramente sia al Ministero dell'Ambiente sia al Governo è che non facciamo come successe 200 anni prima di Cristo, che a Sagunto, che mentre a Roma si discuteva, Sagunto cadde. A suo tempo c'erano gli elefanti, che sicuramente creavano forse più danni delle cimici, ma vi assicuro che per chi le ha provate, soprattutto per gli agricoltori di questo paese, le cimici sono sicuramente un flagello di Dio. Non solo le cavallette, ma anche le cimici sono un grande flagello. Quindi un accorato appello per l'approvazione di questa risoluzione. Grazie. Grazie, senatore Ballardi.